Emozione e orgoglio hanno caratterizzato all'Università Magna Grecia di Catanzaro il Welcome Day del corso di laurea in infermieristica dell'Ateneo di Catanzaro, con le iscrizioni che ancora una volta sono in controtendenza rispetto ai dati nazionali e quest'anno con oltre 500 studenti immatricolati. Ad accogliere i nuovi studenti sono stati il rettore dell'Università Magna Grecia Giovanni Cuda, il prorettore Saverio Francesco Costanzo, il presidente del Senato accademico Arturo Puglia, il direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale Clinica Pasquale Mastro Roberto, il presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Luca Gallelli, il coordinatore universitario delle attività professionalizzanti Silvio Simeone e la presidente del corso di studio in infermieristica Patrizia Doldo, che ha aperto il Welcome Day. Questo è un corso ormai che abbiamo da circa 30 anni, voglio dire. Mi chiedevano dell'abbandono degli studenti in questo corso, ma devo dire che noi non abbiamo mai avuto questi grandi problemi di abbandono, anzi, negli anni i numeri sono sempre cresciuti e questo ci ha sempre consentito di trovare per tutti coloro che finiscono questo percorso di studi, lavoro dappertutto, nella nostra sede, in Italia, all'estero, verranno, giusto per dirvi, fra qualche giorno il management della Norvegia proprio perché vuole i nostri infermieri. Io non mi dilungo, vi do un grande benvenuto, noi saremo sempre accanto a voi. Io sono Patrizia Doldo, il presidente del consiglio di corso, il professore Simeone è il coordinatore di tutte le attività professionalizzanti di tirocinio e sono onorata perché qui con noi e con voi oggi abbiamo tutte le più alte cariche dell'università, il rettore, il presidente del senato, il prorettore, il direttore del dipartimento, il presidente della scuola, il presidente dello SVA, che è la biblioteca. Quindi invito gentilmente il magnifico rettore a portare i saluti. Grazie. Questo è un corso di laurea che sta in ottima salute e devo dire grazie a Patrizia, questo lo posso affermare senza alcuna tema di essere smentito. È un corso che è cresciuto progressivamente negli anni e che si è irrobustito via via con l'innesto di nuove risorse, il professore Simeone, ma tanti altri giovani colleghe e colleghi che adesso saranno i vostri docenti per i prossimi anni. Dicevo poc'anzi in un'intervista che ieri ero a Roma con il Ministro della Salute e lui mi parlava di questa enorme necessità di infermieri. Voi sapete che si sta pensando a importarli dall'India. Quindi questo cosa significa? Che la strada che avete scelto, il percorso che avete scelto è un percorso che vi darà sicuramente la possibilità di lavorare. Quello che però dovrete fare, questo lo dico a tutti gli studenti, a tutte le matricole, è di capire che una buona formazione è un viatico importante poi per la vostra futura carriera, anche per fare l'infermiere, così come per fare il medico o il farmacista, il biotecnologo, l'ingegnere, è necessario comprendere che il livello formativo deve essere un livello alto e adeguato alle necessità e soprattutto, come dire, pronto a raccogliere tutte le innovazioni che anche nella prestazione infermieristica ci saranno e ci sono grazie al progresso tecnologico che naturalmente si sta avviando e corre molto veloce. Quindi ringrazio davvero tutti i colleghi che sono qui presenti e devo dire che Patrizia è sempre stata molto brava a
a rendere compatto l'Ateneo rispetto ad alcune tematiche, prima fra le quali appunto è la didattica dell'infermieristica. Welcome Day qui all'Università Magna Grecia di Catanzaro. Sono ben 500 le matricole, è il caso di essere davvero orgogliosi dal momento che in tante altre regioni d'Italia non si registrano numeri così importanti per quanto riguarda questo indirizzo. Sì, la ringrazio molto di questa intervista e della possibilità che mi dà per presentare a chi ci ascolta questo corso che è ormai uno dei corsi più tradizionali nel nostro Ateneo e che ha sempre avuto un'enorme capacità di reclutare questi ragazzi e questi giovani. Come lei sa, il lavoro di infermiere è un lavoro fortemente richiesto. Si parla, ieri ne discutevo con il professor Schillaci, con il ministro della salute, e lui mi diceva che probabilmente saremmo costretti ad aprire a infermieri che vengono dall'India, perché c'è una fortissima necessità. In questo noi a Catanzaro siamo stati sempre molto bravi e molto attenti, perché abbiamo curato molto. Io ringrazio davvero di cuore la professoressa Doldo, che è il pilastro storico di questo corso di laurea, e con lei tutti gli altri colleghi. Dicevo, siamo stati sempre molto attenti a curare la formazione di questi infermieri. I nostri infermieri lavorano da subito, anzi ancora, se fosse possibile, da prima ancora che si laureassero. E abbiamo questo numero, che è un numero consistente e che, ecco, a differenza di quanto si pensa, non risente, non ha risentito della attivazione di corsi di laurea in altri atenei. Il corso di laurea di Catanzaro in scienze infermieristiche, così come quello di medicina, è un corso storico, un corso forte, un corso robusto, e sono dei corsi vincenti. E questi ragazzi che sono dietro di me, che oggi sarò felice di salutare, a cui sarò felice di dare il benvenuto, sono la chiara dimostrazione di quello che sto dicendo. Senta, devo menzionare la professoressa Doldo a fronte di quello che anche lei sta dicendo, sta sottolineando evidentemente, il fatto che oltre alla questione universitaria, per così dire, tecnico-scientifica, c'è una questione anche umana che viene salvaguardata dall'UMG, non solo per quanto riguarda quest'anno. Nel corso evidentemente del tempo è stato costruito un rapporto di un certo tipo con gli studenti in generale, e quindi questi evidentemente sono i risultati. E aggiungo solo che è stata fatta un'analisi, in pratica un po' come accade anche per la professione medica, sembra che verranno a mancare tra le 60.000 e 70.000 unità infermieristiche in tutta Italia. Sì, è vero, lei ha sottolineato il grande lavoro che Patrizia, la professoressa Doldo, ha fatto durante questi anni, e sono diversi ormai gli anni. Patrizia, per questo ho detto di lei che la considero come un pilastro, perché ha costruito un rapporto fra i ragazzi e l'Ateneo e la nostra università, che è davvero un rapporto molto solido. E quindi in inglese si dice la reliability, cioè l'affidabilità che dà l'Università Magna Grecia su questo corso di laurea, ma non soltanto su questo, è davvero un punto di forza, e noi su questo stiamo investendo e investiremo ancora in futuro. Concludo, noi seguiamo l'Università Magna Grecia da tanti anni, e le posso assicurare che mentre prima venivano lanciati gli appelli venite da noi, perché non è il caso che si vada oltre la nostra regione, perché qui ci sono docenti, indirizzi importanti, seri, oggi non è più il caso di agire in questi termini. Evidentemente ancora una volta si è costruito bene una solida base. È così, questo è un po' nella storia di tutti gli Atenei. Le cose non si inventano, non si creano in qualche mese o in qualche anno. È necessario crescere, è necessario maturare, è necessario consolidarsi all'interno del tessuto regionale. Questo noi lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo. Ecco perché io sono estremamente ottimista sul futuro dell'Ateneo che ho il privilegio di guidare da circa un anno. UMG è molto forte. Ormai è da tanto, parliamo di 25 anni che si porta avanti questo corso.
con i numeri che sono rimasti non gli stessi, ma che sono notevolmente aumentati negli anni. Così come oggi proprio rappresenta l'augurio, la giornata per l'augurio a tutti questi ragazzi, da oggi in poi noi cercheremo di prenderli sempre per mano, non abbiamo mai creato problemi, siamo stati sempre vicini ai loro problemi, alle loro preoccupazioni, non abbiamo grandi numeri di abbandoni e speriamo che andrà avanti sempre così. Il fatto che l'Università Magna Grecia abbia agito in questi termini fa sì che rispetto alle altre regioni appunto non solo non ci sono stati degli abbandoni, ma sono aumentate appunto le iscrizioni, le matricole, insomma. Sì, sono aumentate, abbiamo sempre fatto il percorso anche futuro per questi ragazzi, abbiamo la laurea specialistica a seguire della triennale, abbiamo i master, abbiamo il dottorato di ricerca, quindi diciamo che a loro non manca nulla nella loro terra, per cui no, non hanno motivo per abbandonarci e per abbandonarsi. Questo ci fa piacere. Senta, per concludere, l'OMG ha attinto anche dei finanziamenti del MIUR che sicuramente sono un aiuto a fronte di quello che lei sta dicendo. Infatti noi abbiamo vinto un progetto che non è un progetto milionario, ma che è un progetto che ci permette di fare orientamento per questi ragazzi, proprio per evitare l'abbandono e per far sì che loro si sentano sempre di più a casa loro, insieme a noi, ai docenti, al magnifico rettore che ha sempre tenuto molto a questo corso, sia l'attuale che i precedenti, devo dire la verità. Senta, per concludere, nel ringraziarla per questa sua disponibilità ancora una volta, le dico, cosa le viene in mente quando osserva i visi di questi ragazzi a fronte delle tante difficoltà che oggi vive l'Italia, l'Europa, il mondo, direi? Guardi, viene in mente innanzitutto me, quando ero giovane, che avevo le loro stesse paure, i loro bisogni, le loro preoccupazioni, i miei figli che hanno fatto un percorso simile, non quello di infermiere, ma sempre un percorso, e quindi per me sono come figli e lo sono sempre stati. Cosa significa in questo caso essere coordinatore dei tirocini? Sì, grazie, è un ruolo sicuramente importante e di responsabilità, anche alla luce delle ultime modifiche dei regolamenti date dal Senato accademico. Noi abbiamo una rete di attività professionalizzanti per il corso di studio in infermieristica diramata sull'intero territorio regionale. Il mio ruolo è quello di coordinare le singole figure responsabili nei singoli presidi ospedalieri nello svolgimento di queste attività per gli studenti. Il nostro programma prevede un'introduzione graduale dello studente, dopo una parte di simulazione laboratoristica verranno poi affiancati da figure specialistiche presenti in tutti i presidi ospedalieri e selezionate dall'Ateneo all'attività cosiddetta di tirocinio. Quest'anno con l'ammissione al finanziamento del POT, del Piano di Orientamento e Tutorato Nazionale, abbiamo anche voluto incentivare le strategie adottate dal nostro Ateneo contro l'abbandono del percorso di studio da parte degli studenti, anche per andare incontro a quelle che sono oramai esigenze nazionali per la ricerca di personale infermieristico che noi speriamo di formare con qualità.